Una gentile signora di 96 anni, incontrandomi per strada, mi ha chiamato, mi ha salutato, ma è molto arzilla, eh? E grazie a Dio che il Signore la benedica e benedica tutti gli anziani che sono su questo mondo, soprattutto quelli che soffrono, sono soli, sono ammalati. Mi ha detto: ma senti, tu dici che il rosario noi dobbiamo recitarlo. Io ho detto, sì, no, il rosario dobbiamo meditarlo. E sapete che questa nonnina, di cui non ricordo il nome, ha perfettamente ragione. Perché vedete, altro è recitare, declamare una poesia. Comunque, anche in questo caso ci vogliono dei sentimenti. E altro è meditare il Santo Rosario. Perché ad ogni nostra invocazione, ad ogni nostra preghiera, dovrebbe essere collegato il sentimento che abbiamo dentro. Se per esempio stiamo meditando i mistiri dolorosi, ogni Ave Maria dovrebbe essere un sentimento di amore, di pietà, di tenerezza verso Cristo, che offre la sua vita per ciascuno di noi, ma anche un sentimento di lode e di ringraziamento per tutto questo. E questo ce lo dice, ce lo insegna anche il Magistero della Chiesa. C'è per esempio la Marialis Cultus, ma io vi leggo quello che diceva Giovanni Paolo II, che ci sta accompagnando. E Giovanni Paolo II ci dice e ci insegna che il rosario, con la meditazione dei misteri, coinvolge nella preghiera vocale l'intera capacità espressiva della persona. Esso, il rosario, facendoci rivivere i momenti di gioia e di dolore della vita di Cristo e della sua Madre Immacolata, nutre lo spirito, guida al dialogo con il Signore e alla contemplazione. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!